Compleanno il 4 gennaio di quest'anno, siamo nell'anno del centenario di quello che è la rivista sportiva più antica e più prestigiosa in assoluto d'Italia. Tutti i presenti la conoscono, vedete qui al tavolo quanti direttori, e ci scusiamo per l'assenza di Adalberto Bortolotti che è stata annunciata, ma purtroppo ha avuto un problema di famiglia dell'ultimo momento e quindi non è potuto intervenire, ma ci sono importantissimi direttori che hanno fatto la fortuna di questo giornale, che come sapete vanta le migliori firme del giornalismo sportivo nella storia dei suoi 100 anni, un giornale che ha attraversato tutto il secolo, che è rimasto sempre al passo con i tempi. Che sia il caso, prima di parlare del Guerino volevo un saluto al mio amico Helmut, a mio padre, perché io sono un po' stizzoso, quando stamattina leggevo sui giornali il napoletano, era un solo motivo che si chiamava il napoletano, perché nel 66 gli ho dedicato un libro e il titolo del libro era Un napoletano a Bologna. E uno dei motivi per cui, nonostante nei momenti in cui io se ne va, tutti i violini suonano, tutti come gli volevamo bene, Helmut non era particolarmente amato, rispettato sì perché interpretava il calcio a livelli di altissima accademia, però Bologna era dondogliano, erano tutti per Nielsen, poi lui aveva una moglie che rompeva le bande in maniera tremenda, tutto questo al Tugnin, al Tudesca, al Squadrano non era la fine, però ci ha fatto vedere delle cose strepitose. Io l'ho sempre considerato come un compagno di giochi, un bambino, perché non era capace di stare serio neanche 3 minuti. E ho raccontato, il Corriere della Romagna ha raccontato che mentre c'erano gli spasimanti alla Romeo che salivano sul balcone, lui scendeva dai balconi per andare nelle cantine dove sempre lo aspettava qualcuno, e parlo i luoghi dei ritiri, aveva una passione sfrenata per le donne che gli ha ambientato tutta la vita, anche quando erano momenti durissimi. Helmut fu venduto, e qui comincia una lunga tradizione bolognese per salire in bilancio. Nottetempo il coordinatore Bondoni, che aveva altre cose da fare, lo mollò alla Juve per 400 milioni e mise a posto il Bologna, si fa per dire, dopo che cominciarono delle altre. E lui non si divertì per niente a Torino, non si divertì per niente perché incontrò il ginnasiar, che Alberto Herrera, che gli faceva fare 4 ore di ginnastica al giorno per togliergli, io scritto la nota, le maniglie dell'amore, gli dava fastidio che Helmut avesse un po' di pancetta, andava via come una spia, però aveva, e lo ha massacrato, capito? Poi si è trovato in situazioni, ho raccontato la finale della Coppa dei Campioni di Belgrado con la Juve, presero un gol dall'Ajax al 4° minuto e non c'è più stato niente da fare, dopodiché io sono andato a trovarlo, gli dovevo, tu capisci? Io faccio sempre palla per gol e sempre palla lungo buco, ma dove vado io con lungo buco? Questo fu il suo dramma, che invece a Bologna, capite, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Pascuzzi, di qua era un godimento, perché poi anche Nilsen gli dava la palla ogni tanto per riceverla adeguatamente. È un ricordo di un uomo che ci ha divertito moltissimo, e lo voglio proprio ricordare, divertito, con lo spirito del Guerino, si dedicava, il vecchio Guerino, gli dedicava sempre una vignetta dove c'era Valtraudi che lo inseguiva con il mattarello per menarlo per qualche fuga romantica. La moglie, ovviamente. Detto questo, è un po' come restare nello spirito del Guerino. Io non è che voglio fare l'elenco di quelli che non ci sono più, però ci tengo, per prima cosa, a dire che se il Guerino è arrivato a 100 anni, lo deve a un Bologna. Della Serie C alla Serie B, io fui eletto come il miglior giovane della Serie C, quindi un ricordo molto, molto, molto piacevole, una annata importantissima, la vittoria del campionato, la chiamata successiva alla Juventus, quindi un ricordo importante, piacevole, e sicuramente noi siamo cresciuti, noi la mia generazione siamo cresciuti con la vostra rivista, sicuramente è una rivista molto molto seguita, molto bella da leggere, molto, anche le situazioni soprattutto anche sui campionati esteri erano molto attente. Un anno
anno fa incontrai a una festa un ministro della Repubblica dello scorso governo e competente di andare incontro, perché credo che si usi fare così con i ministri. Gli tesi la mano, lui rifiutò la mano, si mise in ginocchio e mi abbracciò dicendo che i tuoi hanno 70 anni, i miei hanno 40 anni, dicendo che la sua formazione professionale e umana era figlia del nostro Guerin Sportivo. Ed è vero, perché il Guerin Sportivo era una tribù meravigliosa, cioè neanche noi forse ci rendevamo conto di quella, ma sì, diciamo la grossa, cultura sportiva che sapevamo seminare, ma disperdendo quello che era la missione sportivo, quindi l'ha conosciuto da dentro prima di arrivare a condurlo e a guidarlo. Ha cambiato veste, adesso è un mensile, non è un settimanale, deve stare al passo coi tempi. Il film del campionato, c'è la prima Bartoletti, foto bellissime all'interno del Guerino, oggi la TV brucia tutto, eppure il Guerino continua a rimanere lì. Matteo, come si fa oggi a mantenere la tradizione, a non perdere lo spirito che ha sempre contraddistinto il Guerino Sportivo, pur mantenendosi oggi, insomma, al passo dei tempi moderni? Ma io lo chiedo, il Guerino è più forte di tutte, lo stai dimostrando, lo stai dimostrando, sta trasversale. È chiaro che oggi siamo in un'epoca liquida, come si dice, quindi tutto sta cambiando e tutto cambia rapidamente. Io il Guerino mi sono venuto dal 1979, una copertina di Trapattoni, in talo Pucci direttore, quindi diciamo che io nasco, sono della generazione del magazine, del rotocalco, non ho vissuto come Marino e Italo la parte da lettore delle scuole, e quindi è stata una funzione che non ho più cancellato, sono a 79, e dico solo una cosa per dire come sono cambiati i tempi. Io deriravo per Kigan, perché la chiave in Kigan, allora il calcio internazionale non si vedeva praticamente da nessuna parte, se non Eurogol qualche minuto il giovedì sera, e quindi prendevo il Guerino, anzi aspettavo con quest'ansia il Guerino. Oggi, se dovessi fare il Valente, prendiamo Rumi, il giocatore di Valente, a Kigan, con Twitter, io ogni secondo so cosa sta facendo, se va a mandare una pizza, si fa la fotografia con la fidanzata, io lo so, per dire che cambiamento è avvenuto, non solo ovviamente il Guerino, ma della comunicazione. Prima Marino citava il basket, il grande, glorioso Guerin basket, oggi l'Italia non ha una rivista di pallacanestro, non ne ha più. Veniamo da un'epoca difficile in cui in Spagna ha chiuso due anni fa Don Balón, si era unito, il grafico argentino che Marco Vito lo ricorderà benissimo, campione di record di vendite dell'Argentina del 78, di un numero della vittoria per 600.000 copie, non c'è. Quindi era una grande sfida, bisognava cambiare qualcosa. Cos'era successo? Allora il giornale straordinario di Italo, con la grande invenzione, il cambiamento, il lancio dello set, del rotocalco, poi portava grandissimi risultati a Marino, in cui sono stato lettore, prima che redattore. Col tempo, secondo me, come lo dicevano anche i numeri, aveva avuto come una sorta di svuotamento, cioè era rimasto il format ma non era più adeguato ai tempi. E questo ci ha obbligato, qualche anno fa, dopo ovviamente molta, come dire, fatica, patimento, sofferenza, tormento, a decidere di cambiare la strada, perché il racconto dello sport